Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me e da un video in cui recuperiamo alcuni documenti contenuti nell'opera di Paolo Crippa intitolata Storia dei reparti corazzati della Repubblica Sociale Italiana 1943-1945. Una delle cose belle di quest'opera è la presenza delle riproduzioni fotografiche di alcuni documenti molto importanti relativi alla storia delle piccole e frammentate e frammentarie formazioni corazzate della Repubblica Sociale Italiana. Dovete sapere che l'esercito nazionale repubblicano, quello che come capo di Stato Maggiore aveva il sommo Rodolfo, vabbè, scusate, ma io tutte le volte che sento nominare Graziani mi viene da ridere, cioè mi viene da ridere un bel po' al solo sentirlo nominare, ma che ci vuole? Rodolfo! Allora, dicevo, l'esercito nazionale repubblicano a quanto pare aveva un unico reparto corazzato organico, ovvero sia il cosiddetto gruppo corazzato del Leoncello. Crippa ha reperito negli archivi dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, fondo 51, fondo L1, scusate, RSI busta 36, un promemoria dello Stato Maggiore dell'Esercito. È un promemoria per il sottocapo di Stato Maggiore, il generale Aristide Mischi, il vice di insomma, il vice di Rodolfo. Questo promemoria del 20 settembre 1944 auspica la costituzione di una compagnia autonoma carri, proponendone anche una possibile struttura operativa, utilizzando i mezzi corazzati presenti presso il deposito carristi di Verona, unitamente ad altri dispersi presso diversi enti militari del Nord Italia. Difatti, questo documento dello Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Operazioni e Servizi, è quello che in pratica dà l'avvio alla costituzione del gruppo corazzato del Leoncello. Allora, sono presenti alcune annotazioni scritte a mano, a matita, che purtroppo risultano pressoché illeggibili, almeno qui nella riproduzione fotografica del libro di Crippa. Vedete, sono annotazioni pressoché illeggibili. Però, ripeto, il documento, questo documento risulta essere veramente molto interessante. Allora, Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Operazioni e Servizi, protocollo numero 08/4180/OP, posta da campo 865, 20 settembre 1944, 22° anno dell'era fascista. Promemoria per il sottocapo di Stato Maggiore. Allo scopo di riunire in reparti forniti di mezzi omogenei i vari carri armati attualmente sparsi ovunque, efficienti o in riparazione, impiegati o no, di garantire un efficace redditizio impiego nelle azioni di controguerriglia, di formare elementi anche moralmente e disciplinarmente
Saldi, l'ufficio propone di costituire una compagnia autonoma carri. La predetta compagnia potrebbe essere così costituita: A, plotone comando, un carro M1340 in riparazione presso il deposito del primo reggimento carristi, un carro L3 presso il deposito del primo reggimento carristi, un carro L6 presso il deposito del primo reggimento carristi ed eventualmente un semovente da 105 con strumenti di puntamento presto rimessi a posto. A. B. Primo plotone carri, un carro L3 presso il deposito del primo reggimento carristi con equipaggio completo, un carro L3 presso il 21esimo comando militare regionale inefficiente, riparabile sul posto, disposto perché si è rimesso in efficienza, un carro L3 presso il 6° comando militare provinciale, la polveriera di Barvarone, inefficiente, disposto per il trasporto e le riparazioni presso il primo deposito carristi, un carro L3 presso l'ippodromo di Trenno, dopo lavori Ippico San Siro, Milano, inefficiente, disposto per il trasporto e la riparazione per il deposito carristi. Cioè, praticamente al momento il plotone comando avrebbe un unico carro efficiente, ovvero sia uno L6, e un carro L3 presente a Verona al momento. Ma continuiamo. Secondo plotone carri, un carro L3 presso il comando militare, presso il 203esimo comando militare regionale efficiente, un carro L3 presso il comando, anche questo presso il comando militare regionale efficiente, pure questo, un carro L3 a disposizione del Ministero delle Forze Armate, del gabinetto del Ministero delle Forze Armate. Un carro L3 invece sarebbe stato fornito dal Sottosegretariato di Stato dell'Esercito. Terzo plotone carri. Un carro M1340 disponibile presso il deposito del primo reggimento carristi con equipaggio completo. Un carro M1340 disponibile presso il Ministero delle Forze Armate, il gabinetto del Ministero delle Forze Armate, efficiente. Un carro M1340 del Sottosegretariato dell'Esercito, efficiente. Non si tiene conto dei 4 L3 ceduti al gruppo carri Leonessa della GNR, già richiesti in restituzione, ma quando mai, e che già formano un plotone organico in piena efficienza, e di alcuni carri che il deposito del primo reggimento carristi ha segnalato di poter con molta probabilità recuperare e rimettere in efficienza. Se la proposta viene accolta,
l'ufficio ordinamento potrebbe stabilire gli organici di dettaglio per definire poi la questione con il Ministero delle Forze Armate ed il Sottosegretariato dell'Esercito. Nell'eventualità che non si ritenesse opportuno costituire una compagnia, si potrebbero costituire per ora due plotoni. Allora, che cosa dire di questo documento? Allora, sia ben chiaro una cosa, io non voglio affondare il coltello nella piaga e soprattutto non voglio trovare da discutere con certi imbecilli che mi accusano di fare 20 video non appena compro un libro. Uno, intanto io i libri li compro. Seconda cosa, qualche commento prima avevi detto di essere tutto contento perché Paolo Crippa, l'autore, è amico tuo, quindi io, cavolo devo dirvi. Vabbè, dicevo, non voglio trovare da discutere con certi elementi, ma appare decisamente chiaro, leggendo questa, cioè come dire, leggendo questo promemoria, perché ricordatevi, come ho detto più volte, la storia la si fa coi promemoria, con i documenti, con le fatture, con i registri, è con questo che si fa la storia. E questo promemoria per il generale Aristide Mischi, il vice capo di Stato Maggiore dell'Esercito Nazionale Repubblicano, mettiamola così, è l'ennesima prova della debolezza, della frammentazione, della caotica situazione in cui dopo un anno circa, dopo meno di un anno dalla sua fondazione, versava la Repubblica di Mussolini. Praticamente qua si tratta, cioè praticamente l'Esercito Nazionale Repubblicano non aveva una componente corazzata. C'è bisogno di una componente corazzata per l'antiguerriglia, c'è bisogno di, come dire, c'è bisogno di una di costituire un reparto che garantisca agli eserciti dello ENR, dell'Esercito Nazionale Repubblicano, garantisca quantomeno una protezione di un qualche tipo, un appoggio di un qualche tipo contro, insomma, per la guerra contro le bande partigiane, per la guerra contro, insomma, per la controguerriglia. Che vi devo dire? La situazione è agghiacciante, se vogliamo. I carri efficienti sono pochissimi. Ci sono quattro carri L3 che sono stati ceduti al gruppo corazzato Leonessa della Guardia Nazionale Repubblicana. L'esercito li ha richiesti indietro, ma col fischio che la GNR te li restituisce. Una situazione tragica, indubbiamente. Tra l'altro, come dire, già in quel periodo Mussolini stava premendo per una, come dire, razionalizzazione, per una, come dire, sistemazione, per una riforma della caotica situazione militare nella RSI, perché ricordatevi che l'esercito c'era una pletora di formazioni militari nella RSI e ogni città aveva la sua brigata nera, ogni gerarca aveva il suo repartino di camicie nere.
figuri come Franco Colombo fondavano i propri reparti autonomi di polizia e si comportavano né più e né meno come cosche mafiose, non stiamo a girarci attorno. Se voi vi leggete un qualsiasi libro sulla storia della Repubblica Sociale Italiana, come dire, ne viene fuori un quadro desolante. Forze armate deboli, frammentate, non coordinate fra loro, che non volevano coordinarsi fra loro perché la cosa più importante per ogni gerarca era quella di avere, come dire, la propria milizia, la propria brigata nera, di avere prestigio, di avere, come dire, qualche cosa da far vedere. Vedete, per esempio, ripeto, la Muti con il suo, con la sua compagnia mezzi pesanti, la Muti con la sua compagnia mezzi pesanti del Buffa, mezzi pesanti che però, come dire, comprendevano, mi pare di ricordare, un paio di carri L6 e un paio di carri M e alcuni carri L3. Queste erano le forze corazzate della Repubblica Sociale Italiana. C'è un insieme frammentato, frammentario e frammentato di piccoli reparti che non ne volevano sapere di coordinarsi fra di loro, con Graziani che emanava circolari, con Mussolini che diceva che si sarebbe dovuto creare un nucleo centralizzato al comando. Niente. Non c'era niente da fare perché ciascuno dei gerarchi e gerarchetti voleva tenersi stretto il proprio, come dire, prestigioso simbolo di potere. Cioè, va bene parlare di un carro L3 o di un carro L6 come prestigioso simbolo di potere, insomma, fa un pochino ridere, però la realtà è questa: quando sei in una situazione come quella della guerra civile italiana, che insanguinò il centro nord Italia tra il 43 e il 45, anche un semplice carro L poteva fare la differenza in un rastrellamento, in un'azione di presidio, in una situazione di insomma, per fare un blocco stradale, per fare un posto di blocco, un posto di controllo, per la sorveglianza di una polveriera. Anche in questo caso, sicuramente un carro L3 era sicuramente meglio di niente, sicuramente, poco da dire. E ripeto, questa circolare nella quale, insomma, questo promemoria nella quale si caldeggiava la costituzione di una compagnia autonoma, quello che poi sarebbe diventato il famoso gruppo corazzato del Leoncello, non sarebbe successo, insomma, come dire, non c'erano proprio le basi, non c'era proprio la capacità, non c'era proprio, se vogliamo, neanche la voglia di fare, di costituire qualche cosa di organico. E ripeto, nessuno dei gerarchi, cioè pensiamo alla Legione Autonoma Ettore Muti, che aveva la sua compagnia mezzi pesanti, era il fiore all'occhiello di quella banda di macellai all'ordine del famigerato Franco Colombo, che non ne voleva sapere di
cedere il simbolo del suo prestigio al controllo dell'esercito di Graziani. Ripeto, e se vogliamo, insomma, appare ridicola questa cosa, cioè del fatto far vedere un carro L3 come simbolo di potenza e come simbolo di prestigio. Però è così. In quella situazione un carro L3 era meglio, era assolutamente meglio di niente. Era assolutamente meglio di niente. Cosa dire? Una situazione avvilente, quella della Repubblica Sociale Italiana. Cioè, è passato un anno, cioè questo documento di cui vi ho parlato oggi, questo promemoria, è del 20 settembre 44. La Repubblica Sociale Italiana esiste da quasi un anno. E dopo, diciamo, 10 mesi, salta fuori questa cosa: ops, vogliamo costituire una compagnia autonoma perché se no il nostro esercito, quando fa i rastrellamenti o il nostro presidio, non ha niente. Niente. E un carro M, un carro L sono sempre meglio di niente, detta così com'è. Tra l'altro è tragicomica anche la questione del semovente da 105 del Bassotto, in cui gli strumenti di puntamento dovevano essere rimessi presto a posto. L'unico mezzo corazzato degno di questo nome, privo degli strumenti di puntamento. Una situazione, ripeto, agghiacciante, se ci pensate. Quindi, cari signori, adesso, come sempre, ripeto, tocca a voi. Qua sotto commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere qual è la vostra opinione. Faremo altri video su questo libro, sicuramente, perché, ripeto, è un'opera estremamente interessante. E ripeto anche che certa gente farebbe molto meglio a stare zitta, perché prima si esalta perché dice: ah, perché Paolo Crippa è un mio amico. Va bene. Detto va bene. Poi ti annoi perché quando ogni volta che compro un libro, ogni tanto che compro un libro, ci faccio sopra 20 video. Beh, da questo libro di video ne potrei tirare fuori almeno un centinaio, volendo, ma insomma, dopo non voglio neanche annoiarvi. Tra l'altro ho anche altri libri da leggere, ho anche altri libri di cui parlare, ho anche altri video, altri argomenti da trattare. Però, ripeto, è perché si tratta di un'opera interessante, completa e molto curata sotto il livello iconografico e documentale. Quindi direi che vale la pena, è un argomento che vale la pena trattare. Quindi, cari signori, io vi auguro una buona serata e, come sempre, vi invito caldamente a iscrivervi a questo accidente di canale e a cliccare sulla campanellina degli avvisi. E come sempre vi mando i miei più cordiali e calorosi saluti, e il più grande, il più grosso, il più forte, il più potente dei miei ciao! A bientôt!